problem, 6 miliardi. Siamo arrivati qua, ci ho ricordato un locale che c'era a Ferrara, storico, che si chiamava La Piola, che è esistito per 30 anni e dove si faceva il disastro, ognuno faceva quel cazzo che voleva, lecito, non esattamente lecito. Lui ci ha fatto anche il DJ, ci ha organizzato concerti. E questo è un posto dove più o meno si respira l'affinità, la stessa aria, è proprio tanto. Sì, sì, no? È proprio tanto. Cioè, la sensazione entrando qua è stata proprio quella di tornare. Sì, era un locale che chiudeva tardi e spesso chiudeva forzatamente con arrivo di carabinieri o robe del genere, però tutta, diciamo, la cultura alternativa di Ferrara, da dove veniamo noi, è passata ed è cresciuta alla Piola come serate, come concerti, come andiamo là, come Angelo, che era il proprietario, che riposa in pace, ed era un personaggio incredibile, veramente assurdo, uno che si è tenuto quel posto lì sopportando la peggio gente di Ferrara per 30 anni. Ferrara provincia e anche regione Emilia Romagna. Sì, perché in realtà veniva anche poi tanta gente da fuori. E questo posto qua ha delle affinità con la Piola. Appena siamo arrivati è veramente caratteristico. Infatti è stato bello perché comunque è stato come sentirsi un po' a casa. Cioè, nel senso, un posto nuovo, però quelle sensazioni tipo da casa tua, non so come dire. Cioè, vai in un posto che non hai mai visto, però è comunque una situazione che ti fa sentire tranquillo. Cioè, non è un bel ambiente, cioè, sì, esatto, l'ambiente, arrivi, ti metti lì, ti fai il cazzo tuo, bevi una roba, fai i suoni, un vodka tonico, e la cosa bella è che, cioè, comunque i biliardi non sembrano un locale italiano. Dall'attitudine entri il vicoletto, vai fino in fondo, c'è la porta senza insegna, no? Arrivi dentro. Non sembra di essere in Italia, appunto la Piola è uguale, tu arrivavi, era neanche Ferrara, era un paese, era proprio in un paesino, provincia. In provincia. E tu arrivavi in questo cazzo di paesino di merda dove c'erano solo delle case, parcheggiavi la tua strada nel giardino di quelli che vivevano lì, quindi non erano per un cazzo contenti. Arrivavi, entravi dentro in questo posto, c'era Angelo che ti scancarava dietro, cioè ti diceva fondamentalmente porca madonna che cazzo vuoi, e facevi le scale, scendevi sotto ed era il piano di sotto, c'era un soffitto, era alto 2 metri, esatto. Si riempiva di gente che in inverno dovevi stare in maglietta e morivi di caldo. Ci abbiamo fatto dei concerti assurdi. Cioè, fatto il Massimo Lu. Sono venuti il Teatro degli Orrori, che è capovilla, insomma, veneziano. Sono stati Tre Allegri all'inizio. Sì, poi sono venuti anche i Mojo Matrix, che anche loro sono della zona. Poi Tunas di Bologna, gli Ormonas Veneti, che forse gli Ormonas li conoscete. Cioè, è passato un bel po' di gente, ma sì, la grossa differenza è che qua almeno ho un soffitto, là tipo facevi così, cioè tu alzavi le braccia e toccavi il soffitto. Cioè, faceva veramente club non italiano, e questo è uguale, sì. Si respira l'aria proprio che la gente viene qua e fa quindi quel lunga cazzo, vita ai miliardi, quel cazzo che vuole, bel bellissimo posto. Non c'è molto da dire su di noi, proviamo ancora meno, facciamo pochi concerti, proviamo ancora di meno, quindi siamo incasinati tra lavori e robe così. Diciamo che ci siamo formati perché volevamo fare del punk e no, no, tutto, mi fa cagare. A lui gli fa cagare il punk, è venuto a suonare la batteria con noi solo perché è un nostro amico, però io, lui, che è il chitarrista e il bassista, abbiamo deciso di fare lì uno sparso. Abbiamo deciso di fare del punk in un certo modo, più per soddisfazione nostra che per altro. Per cui sono stati
in realtà un anno e mezzo in sala prove, quando riuscivamo ad andarci senza un nome, senza niente. Abbiamo iniziato a suonare dal vivo più per caso l'anno scorso, perché ci hanno chiesto. E poi vabbè, ci divertiamo, quindi lo facciamo, però non è che siamo un gruppo che ha velleità di andare di qua, andare di là. Se ci chiamano, bene. Se già devo essere io ad andare a rompere il coglione a qualcuno per suonare, zero. Leccare dei culi per andare di qua, andare di là, non esiste. Cioè, proprio non me ne frega un cazzo. Per cui facciamo le robe molto con calma. Adesso abbiamo fatto un paio di sedute di registrazione, forse riusciremo a svoltare, a chiudere un album, forse. E non c'è molto da dire, quando ci chiamano noi andiamo a suonare. Se ci piace. Se ci piace il posto. Non perché se la tiriamo, però boh. Anche, sì, infatti. Sì, se c'è da andare in un posto del cazzo non ci andiamo. Beh, no, anzi, se è un posto del cazzo ci andiamo. Cioè, no, beh, allora di scatta. Cioè, ok, scatta l'opinione diversa. Scatta una questione filosofica su cos'è un posto del cazzo. Se è un posto brutto devo incacciare dei soldi. Esatto. Se è un posto bello, possiamo venire anche veramente per la birra. Per la birra e i cotti. Però sì. Quindi i problems non li sentirete mai più nominare oltre questa intervista. No, non lo so. È un gruppo che non ci scioglieremo perché non abbiamo motivo, non avendo velleità, non avremo delusioni. Non avendo nessuna velleità, non avremo delusioni. Facciamo della roba che secondo noi spacca il culo e che qualcuno la capisce, ma la maggior parte no. Vedi che non capisce un cazzo di punk rock, per è una merda il punk. Però siamo, non dico che siamo ghettizzati, però non ci interessano canali di commercializzazione, non ci interessano, cioè siamo invisibili, restiamo invisibili, va bene così. Se poi ti chiama uno che ti dice ah, ti ho visto dal vivo, vuoi venire a suonare qua perché siete fighi, sì, volentieri. Basta, finisce lì, tanto come gruppo questo è quello che la stiamo massima facendo. Ambizione. E va bene, noi facciamo delle serate tra di noi, ci divertiamo, se si divertono anche gli altri bene, se non si divertono cazzo loro.